Ciao a tutti ragazzi, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso episodio abbiamo cominciato il nostro viaggio di formazione per diventare allenatori di Pokémon. Abbiamo preso Piplup, che è il nostro primo Pokémon. Ma se avete seguito l'episodio sapete che Piplup non sarà l'unico Pokémon che entrerà a far parte della squadra, ma ci saranno anche Chimchar e anche Turtwig al 100%, ma questo a partire dal prossimo episodio, dal quarto, staremo a vedere. Ad ogni modo, siamo tornati a casa dopo aver fatto la conoscenza di Lucinda e del professor Rowan. Dobbiamo informare nostra madre che andremo in viaggio per completare il Pokédex, che è l'incarico che ci ha affidato il professor Rowan. Che succede, Link? Wow, il professor Rowan ti ha chiesto di fare una cosa davvero importante. Ma sì, fallo tesoro, la mamma fa il tifo per te. Ah, aspetta, è una cosa che potrebbe tornarti utile, Link. Le note di viaggio, ok, non è il diario, ma cos'è? Consultale quando hai dubbi o se trovi qualcosa che attira la tua attenzione durante la tua avventura. Ah, ho capito. Wow, un viaggio pieno di avventure. Ti invidio un po'. E non sarai nemmeno solo? Avrai Pokémon a farti compagnia. Come vorrei andare io? Va bene, se proprio devi. Sto scherzando, tesoro, ma sì, starò bene da sola. Va bene, però torna a trovarmi tanto in tanto. Mi piacerebbe vedere che Pokémon è catturato. Ok, interessante. Ma chi è la gente che entra senza preavviso? Oh. Scusate, qui mio Barry? Come? No, non c'è. Oh, deve essere già partito allora. Come faccio adesso? Si è messo a urlare che partiva all'avventura e poi è sparito. È così impulsivo e incosciente. Volevo almeno che prendesse questo. Non si preoccupi, gliela porta Link. Vero, Link? Sul serio, mi faresti un favore enorme. Grazie mille, Link. Ecco qua. Lo puoi consegnare a Barry? Erpacco. Ok. Ciao, Link. E mi raccomando, divertiti. Fatemi pensare. Conosco i miei Combusken. Perché è un pollo, capito? Combusken è un pollo. Quindi lei conosce i suoi polli. E Amadori. Deve essere andato dritto a Giubilopoli. Grazie ancora, Link. Vabbè. Ah, Link, ti stai dimenticando una cosa importante. Cappello. Sì, quel berretto ti sta proprio bene, Link. Adesso vai. Va bene, madre. Allora ci vediamo... quando ci vediamo. Perfetto, ora siamo pronti per partire all'avventura e catturare un po' di... Ah no, non possiamo ancora catturare Pokémon. Non ho le Pokéball per catturare Pokémon. Accidentaccio. Adrabeduff. Pensavo, di che natura è il nostro Ahti? Vediamo un po'. Però è fastidiosissimo pronunciare Ahti. Natura sicura, attacco più basso e difesa più alta. Beh, Piplup è un Pokémon speciale, quindi ok, va bene anche così. Cioè, io lo uso speciale. Ecco, meglio precisare. Ok, allora, Lucinda, dove sei? Sapevo che ti avrei trovato qui, carogna! Allora. Oh, che sbadata. Non ti ho ancora fatto vedere come si cattura un Pokémon. Ora ti mostro come si fa. Guarda con attenzione, va bene? Ma no, carogna in maniera affettuosa, giocare perché stiamo giocando, no? Così, per scherzare. Gli scherzavo. Oh, Chimchar! Bellino lui! Col culetto in fiamme, ti brucia, eh? Quando diventerà Infernape, spaccheremo tutto alla Lega Pokémon. Ehi! È però Lucinda, hai capito? Che inquadratura, no? Particolare. Suggestiva, direi. Ma ha già consumato una pozione, lei? Principiante. E lei sarebbe quella che ha più esperienza di noi. Ma per piacere, Lucinda. Fatta a Repon, va. Bene. Visto? Non male, eh? In realtà sarebbe meglio far diminuire i PS del Pokémon da catturare più di quanto non abbia fatto io. Io li catturo a vita piena i Pokémon. Un altro modo per prendere i Pokémon è addormentarli o causargli problemi di stato. Questo è quanto. E per cominciare ti darò io delle Pokéball. Yes. Ah, ma quindi quelle del bonus preordine? Ci sono 200 Pokéball in regalo qui? No? Non le devo usare?
Sarà molto più divertente andare in giro in loro compagnia, sì, se ne catturo altri. Beh, sì, tanto per iniziare ne catturerò qualcuno. Lo metterò in grafica quello che catturo, ma non sarà definitivo. Ok, vediamo un po' chi c'è. Starly? Ecco, Staraptor potrebbe essere un Pokémon che potrei portarmi fino alla fine. Ma non credo perché ho in mente di prenderne un altro. Un Pokémon che si trova solo il venerdì in un certo posto. Eh? Usa botta, Ahti. Quanto è fastidioso. Ma non potevo scegliere un'altra divinità di cui pronunciare il nome? No, Ahti. Tutti che lo chiamano Poseidon, Nettuno, Neptune, Tritone, ma anche c'era. No, io Ahti. Sono un genio, ragazzi. Non devo conformarmi agli altri, devo essere speciale. Starly è stato catturato. E grazie. Oh, quanti punti esperienza prendi? Oh, sarei di livello. Attacco più zero. Oh, si sente, si sente. Pistolacqua. È importante, pistolacqua. Si muove in grandi stormi. È piccolo, ma la forza con cui sbatte le ali è sorprendente. Soprannome? Sì. Lucky. Ok, quindi abbiamo un altro Pokémon. Che natura è? Signorina. È una signorina. Ok. Ah, natura furba che non aumenta e non diminuisce nulla. Ok, ok. Ce l'hanno reso però più facile vedere... Ah, scheda allenatore. Non l'ho vista. Mamma mia. Oddio, le braccia forse... Un po' fatte male, ma ok. Ma come? Pochi euro? 8.000? Troppi! Vedi medaglie con Y. Si potranno lucidare anche qui? E questi sono i capi palestra. Li avrei tenuti oscurati fino all'ottenimento della medaglia, ma non sarebbe normale. Perché oscurarli fino all'ottenimento? Cos'è che li fa... Oddio, però si potrebbe fare che in base alla medaglia che ottieni si illumina la casella soprastante. Sarebbe giusto. Però direi di andare avanti comunque, eh? Magari poi catturo i Pokémon mano a mano che li trovo nell'erba. Oddio, Shinx, quanto vorrei mettere Shinx in squadra fino a farlo diventare un bellissimo Luxray. Prepotenza, oddio, quanto è bello! Ma non lo posso mettere in squadra, sarebbe solo un altro Every Sinnoh Team Ever, cioè dai! Sarebbe troppo conforme a tutti quanti i team che tutti quanti creeranno per Sinnoh. Infernape, Staraptor, Luxray, Lucario. Questi quattro sempre ci sono. Flozzle, che è il quinto, quello anche non manca mai. Come ti fai a sbagliare? Come? Non ti puoi sbagliare. Va bene, andiamo avanti. Oh, attenzione, primo allenatore. Sono allenatore di Pokémon? Anch'io sono allenatore. I nostri sguardi si sono incrociati, quindi c'è solo una cosa da fare. Lottare. No, è il tuo sguardo che ha incrociato me. Io neanche ti ho visto. Ricky, marmocchio. Ok. Pipipipipipipipi. Oh, c'è un altro Pokémon da prendere però qui di notte. Kriketot. C'è Kriketot da prendere. Oh, che dolore. Ehi, calmino, scusami. Ma c'è piano, eh. Brutti colpi facciamo. Roll alto. Era un roll alto. Ok, livello 7, buono. E Lucky livello... Madonna, quanti punti esperienza. Troppo forte, troppo forte! Sì? Non avere paura. Parla sempre con gli allenatori che vuoi affrontare. Ok. Non voglio tornare subito al centro Pokémon, quindi penso che darò una pozione ad Ahti. Devo chiamarlo in un altro modo, non può essere Ahti. Oh, ma cosa vedo? Un allenatore alle prime armi, eh già. Guardala lì, oh, con quelle calze, eh. Dai, bacetto la sfera. Ma io eviterei di baciare Bidoof. Bibarel, sì, ma Bidoof eviterei. Non è nelle mie corde un Bidoof.
Visto l'acqua, Bidoof quando si evolve diventa anche tipo acqua. L'ho scoperto qualche anno dopo che giocavo a Pokémon Diamante e Perla. 10 anni dopo, tipo. Allora, andiamo avanti. Ok, potevo fare visto l'acqua, ma vabbè. Tanto la prima città è a 2 passi da qui. Ok, è andata. Ah, ciao. Ok. Verdiana Teenager sarà Bidoof. Continua a lottare. Ok. Visto l'acqua. Non ce n'è per nessuno. Attacco d'acqua totale. Stavolta faccio visto l'acqua però. Non mi ci freghi, cara. Ok. Ah, non ha finito il suono. Meno male che non siamo saliti. Oh no, ma sei imbattibile. Tra l'altro, dovrebbe esserci anche il cercasfide in questo gioco, eh? Quindi, i team che possiamo fare sono molteplici. Che dici di una lotta di Pokémon? Tanto vinco io. Lo distruggiamo? Oh, l'HOD però non mi dispiace. L'HOD sarebbe ovviamente la cornice per il testo. Quando selezioniamo cosa fare col Pokémon nel nostro turno. Quando compare l'abilità. Quando si vede appunto la barra DPS. Insomma, questo qui è l'HOD. E quando entriamo in battaglia che fa vedere le sfere Pokémon che abbiamo di Pokémon nella cintura. Non mi dispiace. È carina come grafica. Ok, perfetto. Un altro attacco elettrico sarebbe stato fatale, credo. Con un roll alto soprattutto. O brutto colpo di caso, proprio a caso prendono i brutti colpi. Ok, Lucky che impara attacco rapido. Ma sei pazzesco! Sì. Becchiamo un Bidoof! Dunque, non sarà un Gotta Catch 'em All, quindi evito di catturare a tutti i costi Bidoof. Ci sono Pokémon che si fanno vedere solo di giorno, altri che escono allo scoperto di notte. Me ne starò qui ad aspettare finché non li avrò visti tutti. E dico proprio tutti! Questa è la stessa cosa che diceva un NPC in Pokémon Oro e Argento. Però quando era giorno diceva che aspettava Pokémon di notte. E quando era notte diceva che aspettava Pokémon che si fanno vedere di giorno. Inutile dire che non ha mai catturato nulla. A questo punto Shinx è nostro. Vai! Ma Shinx lo prendo per sfizio, ragazzi, a dire il vero. Magari lo uso come Pokémon di rimpiazzo quando i miei saranno troppo levellati e lui sarà di livello più basso per affrontare qualche palestra o qualche sfida. Perché sicuramente sarà overlevellato, ne sono quasi sicuro. Pokémon Baleno. In caso di pericolo, la sua pelliccia si illumina. Il nemico rimane accecato e lui ne approfitta per fuggire. Soprannome? Sì, Vux. Non serve che aggiunga altro. Non è un riferimento a quello che pensate, non lo è. Ok? Non lo è, tranquilli. Per altri motivi. Oh, siamo arrivati a Jubilopoli. Ehi Link, come va con i Pokémon? Ne hai già catturato qualcuno? Penso che saresti tranquillo se ne catturassi qualcuno di più. A Jubilopoli c'è una scuola per allenatori. Sai cosa penso? Dovresti farci un salto, Link. Ti daranno qualche dritta sui Pokémon. Barry c'è già stato. Beh, per ora ti saluto. Ciao! Va bene, ci andrò sicuramente. Jubilopoli, città gioiosa. Ok, ci fa vedere... Insomma, no, i lampioni non si accendono qui. E voi che fate? Sto scambiando Pokémon con il mio amico. E anche lui. Allora, questa dovrebbe essere la scuola per allenatori, ok. E questa, che cosa? Non è possibile utilizzare la PSG. Ok, entriamo alla scuola per allenatori. Ma c'è il nostro amico Barry. E lei è la maestra o fantallenatrice che dir si voglia. Ehi Link, sei anche tu qui per imparare? Io ho già memorizzato tutto ciò che era scritto sulla lavagna.
In fondo, il compito di un allenatore è evitare che i suoi preziosi Pokémon si facciano male durante le lotte, no? E allora Link, qual buon vento ti porta qui? Hai qualcosa per me, un pack. Consegno speciale. Che cos'è? Wow, è una mappa città! Ma perché ce ne sono due? Averne una è utilissimo, ma due non mi servono proprio. Tieni Link, prendine una tu. Buono. Vediamo, a giudicare dalla mappa città il prossimo posto da visitare è Mineropoli. C'è una palestra, quindi potrei allenare i Pokémon che ho appena catturato. Sono sulla buona strada per diventare il miglior allenatore di tutti i tempi! Ci si vede! Addios! Ok, e ora? Qualcuno che vuole lottare? Qui c'è qualcuno che vuole affrontarci per caso? Sì, la pratica è meglio della teoria, ti va di lottare con me? Vai, perfetto. Chi sei tu? Harry Scolaro. Ok Harry Scolaro, che Pokémon hai? Hai un Pokémon Ebra. Kadabra e Alakazam. Avanti Hachti. Dunque, Abra livello 6. Teletrasporto, eh? No. No, 10 PS e sale anche l'attacco. Mi sciotta al prossimo. È più veloce. No. Grande. Grande. Aspetta però, aspetta. Rolalto! Il Rolalto mi salva ancora una volta! E andiamo! Dai così! Dai così! Ma Abra con raggio scossa, ma chi te lo... Chi... Eh? Beh, è andata così! Ci mancherebbe anche che non va così! Quella lì pure mi sa che ci sfida, quindi curiamoci! Mamma mia! E tu, signorinella? Io e i miei Pokémon abbiamo fatto amicizia solo poco fa. Non so se abbiamo qualche speranza, ma mi piacerebbe lottare con te, ti va? Sì. Devo mettere in pratica le cose che ho imparato, altrimenti me le dimentico. Sì, ma... Oddio, lei potrebbe avere 10 anni tranquillamente come il nostro PG, eh? Forse... No, un altro Abra. Un altro raggio scossa però no. Ma non esiste Abra con un raggio scossa a livello 6. Ai miei tempi Abra aveva solo teletrasporto e gli aumenta l'attacco. Lo regge? Un altro? Sì. Ancora con 2 PS? Sì, ti voglio bene Piplup. Ti voglio bene. Oh santo cielo. E anche qui un Rolalto. Via. Va bene. Ok, Vux al livello 6. Oh, i livelli ora iniziano a salire di meno. Con tutto quello che ho sfidato pensavo di avere delle buone chance. E invece no, piccoletta. Non le hai contro il mitico Androlink. Speravo di fare meglio di così, ma mi ha impressionato. Se vuoi barrare il mio amico e farti dare qualche? Ok. Queste MT intro forza che era 10. Ah, cuor di leone. Ok. Un MT può essere usato una volta sola. Io ero rimasto che era 10 in diamante e perla era intro forza. Beh, comunque ragazzi, direi di andarci a curare e poi fare la campagna per prendere i Pokétron, no? Ecco, oh, attenzione, che succede? Il signor Barbetta. Ma guarda, ti considero un allenatore di Pokémon, ma non è ancora il Pokétron. Lo sai cos'è, vero? È incredibile, sei un caso raro. Io sono quello che ha inventato i Pokétron e ora li produco anche. Non solo, al momento sto portando avanti una campagna promozionale. Non devi far altro che trovare 3 clown a Jubilopoli. Se li trovi, avrai regalo un Pokécron. Ok, quindi 3 clown, lui dovrebbe essere 1. Ecco la mia domanda. Un Pokémon guadagna punti esperienza e diventa più forte se sconfigge altri Pokémon? Sì. Certo. Bene, un coupon.
Ottimo. Strumenti base, voglio vedere com'è fatto. Coupon da scambiare, ok. Dunque, un altro personaggio. Un altro clown. Oh, ma qui davanti. Ciao, io sono un clown della campagna promozionale per i Pokéclone. È possibile dare degli strumenti a Pokémon? Sì. Ho detto Pokéclone. Ok, sì, vabbè, ovviamente non è quello il nome. Ah, coupon numero 3. Quindi il coupon numero 2 ce lo darà questo clown qui, giusto? Anche le mosse dei Pokémon hanno un tipo come Pokémon? Certo. Se la mossa è dello stesso tipo del Pokémon, la sua potenza aumenta. Grazie. Dunque, che posto è questo? Pokémon Spa. Ah, Pokécron. Madonna, non so leggere. E se andiamo di qua, cosa troviamo? Una guardia. Luogo fantastico per la pesca. L'amo vecchio è ottimo, sì, è vero. È ovvio. Potrei catturare subito un Magikarp. Gyarados. Qui... Oh, c'è un'allenatrice? Avevo appuntamento con il mio ragazzo su percorso 218, ma lui non c'è. Vabbè, ci sto io. Ti vado bene io? No? Ah, sei troppo scicchettosa per me? Vabbè, me ne ricorderò. Stai sicura che me ne ricorderò? Non è vero, non me ne ricorderò mai. Beh, ho trovato i 3 clown della campagna promozionale, quindi sono pronto a ricevere il mio Pokécron. Ok, fammi vedere quanti coupon hai. 1, 2 e 3. Ma fantastico, meraviglioso. Tieni allora, ti consegno questo Pokécron. Ok. Dai, premi il pulsante R e prova a usare il tuo Pokécron. Oh, con il pulsante R quindi compare e scompare. Ok, proviamolo subito. Ok. Oh, forte. Abbiamo una calcolatrice. Abbiamo un contapassi. Abbiamo i Pokémon della nostra squadra. Hey. Bene. E se tengo premuto? Ah, continua a saltellare. Ok. Poi abbiamo l'orario e torna all'inizio. Ok. Quindi devo tenere premuto R per farlo andare via. Quindi non basta una semplice pressione, ma una prolungata. Va benissimo. Direi insomma di vedere un altro po' Giubilopoli. Ok, Giubilio TV, qui cosa abbiamo? Condominio cercasi inquilini. E tu? Avresti dovuto vedere quel ragazzo che è passato di qua correndo prima. Andava talmente veloce che non ho potuto nemmeno salutarlo. Ok, dunque qua ci si può andare ora? No, a quanto pare no. Non è possibile utilizzare la SPG. Ok. Quindi mi stai dicendo che non posso andare di qua, ma devo andare via? Va bene. Direi che ho visitato tutto tranne il condominio. Ok, la signora anziana è Pokécron. Oh, rapidi artigli! Grazie! Sarà utilissimo. Oh! Ma perché paci paci? Tra l'altro i versi dei Pokémon mi sembrano rifatti e non quelli vecchi che usavano una volta. Al market hanno le curable. Ok. Mi piace quando i miei Pokémon usano le loro mosse. Va bene. Ed è finito così. Oh, qui abbiamo dei CD, buono. Interessante. Quindi il rapido artigli potrei già assegnarlo. A chi però? A nessuno. No, a nessuno, sono abbastanza veloce per il momento. Anche attacco per secondo non è un problema. Direi quindi di andare qua su, ragazzi. No. Andiamo di qua prima. Ecco, c'è Barry. Ehi Link, non dirmi che ora sei più forte. Io? C'è bisogno di chiedere? Certo che sono più forte. Dai, mettiamoci alla prova. Sì, la prima sfida contro il rivale. Bellissima questa. Una delle host più belle mai realizzate. Ma le più belle non nel senso di quelle che ti regalano qualcosa a livello emotivo, ma bella proprio per fare un po' di gem, no?
molto bella, molto bella. La mia preferita credo che sia al secondo posto il tema della bicicletta. Credi che sia finita qui, puoi scordartelo, stai buono. Di Pokémon Rosso e Blu. Ovviamente anche rimaneggiato, riorchestrato, riarrangiato come vi pare, è sempre bello. Ma al primo posto metterei il tema finale di Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Quello di Horas è un po' diverso. E al terzo posto credo che metterei direttamente la lotta contro Lino. Di Horas però. Quella ha un tema bellissimo. Manda in campo Tartwig, allora noi mandiamo Starly. Oddio, Starly davvero mi piacerebbe portarmelo fino alla fine, quando sarà poi Staraptor. E allora, attacco rapido. Non abbiamo ancora nessun attacco di tipo volante. Ah, è un osso duro. Un osso molto duro. Dobbiamo fare un crit per fargli male. Ok, se lui si aumenta la difesa, gli posso diminuire l'attacco in modo che non mi faccia troppo male. Così possiamo giocarcela bene. Va bene, va bene. Ha più 2 di difesa, va bene. Non c'è problema. Noi andiamo ancora con Ruggito. Ok, questo è il terzo Ruggito. Vado con una pozioncella. Avrà frustata. Cavolo, fa troppo, fa ancora tantissimo male però. Fa davvero tanto male. Quarto Ruggito e fa ancora tantissimo male Tartwig. Mi toglie 4 PS ad ogni azione. Ora 3, ma sempre tanto, eh. Vabbè, torno ad attaccare perché sennò qua non ne usciamo. Alla fine mi tocca finirlo con pistola acqua che gli faccio molti più danni rispetto all'attacco rapido, perché influisce sulla difesa speciale che non si è aumentato minimamente. Quindi ci sta. Perfetto. Ottimo, molto buono, molto buono. Vai. Ok, fatta. Ma che succede? Mi stai forse dicendo che ho perso? Già. Vuoi dire che ho perso? Beh, le cose cambieranno. Questa è l'ultima volta che perdo. Diventerò l'allenatore più in gamba del mondo. Lo sai che ce la farò. Prima di tutto dovrò mettermi alla prova nella palestra di Mineropoli. Mi allenerò duramente per questa sfida. E allora lo farò anch'io. Bene, allora direi che possiamo concludere qui l'episodio, ragazzi. Abbiamo esplorato tutta Giubilopoli. Abbiamo affrontato anche il nostro rivale. Nel prossimo episodio andremo avanti e penso che forse ci esce anche la sfida in palestra. Che dite? Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link per Telegram e Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. Se ancora non siete iscritti, magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!